Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video in collaborazione con un gruppo Facebook. Si chiama Le Fashion YouTuber, capitanate da Fortuna, vi mando un mega bacio. E qua sotto nell'info box vi lascio tutti i canali delle ragazze che partecipano a questo video e vi lascio anche il link del gruppo Facebook, così se volete unirvi a questo gruppo avete sotto mano il link di questo. Per questa collaborazione vi mostreremo 5 prodotti make-up più utilizzati dell'ultimo periodo. Partiamo dai prodotti per il make-up del viso. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è il fondotinta Ultra Matte Flawless di Avon, ultimo fondotinta uscito in campagna Avon. Come vedete ha un packaging secondario, ci dice che è un fondotinta finitura ultra matte, che mantiene sotto controllo tutto il giorno l'effetto lucido, e questo è il packaging secondario. Come vedete sembra piccino, ma sono 30 ml classici come tutti i fondotinta, con una scadenza di 24 mesi dalla partura. Io ho preso la colorazione Alabaster, ma ce ne sono veramente tantissimi e non potete sbagliarvi sulla vostra tonalità. Secondo me è un fondotinta coprente alla prima passata, basta pochissimo prodotto per avere una buona copertura, ha una buonissima performance sul viso e una buonissima durata nel corso della giornata e mantiene veramente l'effetto opaco tutto il giorno. Vi lascio nelle schede la review con l'applicazione, così potete vedere all'azione questo fondotinta e ve ne parlo in modo più approfondito. Il secondo prodotto ce l'ho da diverso tempo e lo utilizzo molto spesso. Si tratta del Bene Tint, che è una tinta per labbra e guance. Sono 12,5 ml con una scadenza di 12 mesi dall'apertura. L'ho utilizzato diverse volte sulle labbra quando volevo un effetto naturale, ma che comunque desse un leggero colore alle labbra, mentre per le guance lo utilizzo quotidianamente sia come blush da tutti i giorni oppure per intensificare e far dirare di più il blush in polvere che voglio applicarci sopra. Mi raccomando, una puntina sulla guancia e sfumatelo molto velocemente, se no rimane a macchia. Io utilizzo per sfumarlo uno stipple brush di Real Techniques. Passiamo a due prodotti occhi che sono marchiati Mesauda, è una marca che io non conoscevo per quanto riguarda il make-up, l'ho trovata nel negozio di parrucchieri e estetiste che frequento molto spesso, era in super offerta e quindi ho deciso di acquistarla. Sto parlando di Mesauda, il primo prodotto di cui vi voglio parlare è il gel eyeliner. Come sapete io prediligo i gel eyeliner perché con il pennellino riesco a essere molto precisa e mi piacciono moltissimo. Questo gel eyeliner ha una scadenza di 18 mesi dall'apertura ed ha un quantitativo di 6 grammi. Eccolo qua aperto, come la vedete la formula è super nera, la consistenza è in gel morbido. Non vi preoccupate di questa cosa perché si va a fissare completamente dopo averlo applicato, però vi dà il tempo di essere precisi con l'eyeliner, quindi di lavorarlo bene nell'occhio. Riuscite a fare delle codine molto precise a seconda del pennello che utilizzate ed è ottimo sia per linee molto sottili, ma anche per linee un po' più larghe e strong. Mi piace perché è un colore super nero pigmentato e ha una buonissima durata nell'arco della giornata. Il secondo prodotto di cui vi voglio parlare di Mesauda è la palette Golden Roses, una palette di 12 colori compatti. Come vedete ha le scritte rose gold e lati ed esterno sempre dello stesso colore, mentre lo sfondo è nero opaco. Già il packaging secondario ci ha fatto innamorare, ma il packaging primario è una vera chicca. Eccolo qua! Bellissima, riprende i colori del packaging secondario, sfondo nero con scritte rose gold, laterali e retro completamente rose gold, un colore magnifico a mio parere. Sono 12 ombretti, 1,2 grammi, con una scadenza di 24 mesi dall'apertura. Come vedete
non troppo spessa e compatta. L'apertura non è calamitata ma a click, ed eccola qua con il suo ampio specchio, adatta per i viaggi. E ora ve la avvicino per farvi vedere i colori. Come vedete, ha 6 colori opachi e 6 shimmer. I colori opachi si prestano per creare i look di qualsiasi make-up, dal naturale al più strong, perché ha anche i colori basici per ogni look, ovvero un color panna tendente a rosato che si chiama My Girl, due colori marroni, uno nella prima fila che è l'Angelot più freddo e scuro per soprattutto l'esterno dell'occhio, mentre Saga che è un marroncino molto caldo per la piega dell'occhio è fantastico, e poi ha Perception che è un nero super opaco, adatto sia da utilizzare come linea d'eyeliner ma anche per scurire l'esterno dell'occhio. Gli altri colori sono due opachi che sono Felicia e Victoria, che sono due colori molto particolari e molto strong, due colori shimmer molto belli per tutti i look, anche i più quotidiani, che sono Mamma Mia e Peace, uno tendente al rosato molto tenue, mentre l'altro è un dorato molto bello. Gli altri invece sono dei colori un po' più particolari. Il meno particolare è Supergirl, che è un rosato shimmer molto bello, e gli altri invece Amber Queen, Oh Wow e Ballerina sono dei colori molto belli, particolari e super super intensi. All'interno della palette troverete anche una pellicola per proteggere gli ombretti. La palette, oltre a essere bellissima nel packaging, come avete visto, ha dei colori bellissimi, opachi e shimmer, che sono completi per i look dal più naturale al più strong. Sia gli ombretti opachi che gli ombretti shimmer sono super scriventi, sia utilizzando le dita e sia utilizzando i pennelli classici d'applicazione, ma anche quelli da sfumatura. Il look dura sia senza primer e sia con il primer. E mi piace veramente tantissimo. Ogni look che vado a creare con questa palette lo vado a struccare la sera e mi rimane completamente perfetto. Super super promossa. Avevo pensato di farvi un video, magari mi preparo con voi, dove ve la faccio vedere in azione. Scrivetemi qua sotto nei commenti se vi va di vedere un video del genere. Questa paletta all'inizio non volevo acquistarla, mio marito mi ha invogliata all'acquisto, mi ha detto veramente è bellissima come palette e quindi mi ha convinto e lo ringrazio, perché se no non avrei mai provato un gioiellino del genere. Fatemi sapere se l'avete provata anche voi e se anche a voi piace così tanto come piace a me. Ultimo prodotto e passiamo alle labbra. Sicuramente quando lo vedrete direte: Laura, hai scoperto l'acqua calda. Ebbene sì, io arrivo sempre in ritardo. Sto parlando delle tinte labbra più famose sul web e sono le Super Stay Ink di Maybelline. Eccola qua, io ho la colorazione numero 15, Lover, è un'altra colorazione. La colorazione Lover è la più famosa e più venduta di queste tinte labbra. Aprendole, questo è lo scovolino. A me piace moltissimo la punta dello scovolino perché mi permette di applicarlo in modo molto molto preciso. Pigmentata la prima passata, si asciuga molto velocemente, si fissa e lì non si stacca più. Mi capita anche di utilizzare questa tinta labbra quando mangio delle cose un po' più oleose, ma questa tinta rimane fissa e non se ne va mai. La strucco sempre a fine serata, quindi questa è la mia tinta labbra da occasione, perché so che quando la applico non si muove di una virgola. Il colore è bellissimo e do ragione ad averlo messo nei più venduti di questa tinta. Vi ricordo di passare dalle ragazze, trovate i link nell'info box così da vedere i loro 5 prodotti più utilizzati. Sempre nell'info box trovate il link al mio Facebook e Instagram, lì ci sono quotidianamente per foto, post e Instagram story. Mi raccomando, venitemi a trovare anche.
anche lì. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella e rimanete aggiornate per tutti i video che usciranno qua sul canale, ed è un piccolo modo per far crescere questo spazio, e io vi ringrazio. Mando un altro bacio a Fortuna e a tutte le ragazze che hanno collaborato alla realizzazione di questa collaborazione, e io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao!